Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere questo trucco che è fatta con l'Elegantissimi, questa di Neve Cosmetics, Neve Makeup. Vedete, un trucco davvero romantico, molto... non so, a me i trucchi romantici così, con un occhio leggermente smoky, mi dà la sensazione di sexy, di allo stesso tempo romantico, come vi dicevo, molto naturale, un trucco naturale ma d'impatto, ecco. E niente, spero che vi piacerà. Inizio applicando la mia base per ombretto della MAC, della Prep and Prime, il mio colore è medium, e lo applico su tutta la palpebra. Lo applico con le dita. Inizierò applicando questo colore, questo, che dovrebbe essere Butterfly. Se sbaglio ditemelo. Lo vado ad applicare con questo pennello abbastanza ampio sulla palpebra mobile all'inizio. Ricordatevi che io tiro sempre la mia palpebra perché è un pochino rugosa, come potete vedere, allora devo tirare per forza per riuscire ad applicare bene il prodotto. Ora vado ad applicare quest'altro colore. Mi sembra di metterci le unghie dentro, ci sto graffiando qua. E vado ad applicare quest'altro colore che dovrebbe essere... non vorrei sbagliare. Bon Bon. E lo applico con questo pennello. Sono un pochino polverosi come colori, perché naturalmente essendo minerali. E lo applico nella metà della palpebra mobile, ma più verso l'interno dell'occhio. Non avete bisogno di tirare la palpebra, non fatelo, perché alla lunga comunque vi crea qualche rughetta in più alla fine. Questo colore dà un carattere molto romantico a qualsiasi trucco, secondo me. Ora prendo questo pennello, che è sempre per applicare, classico, e vado ad applicare, quale scegliamo? Scegliamo questo, un pochino più scuro, questo, che è Croissant. Viene fame, ora di merenda. Vado ad applicarlo accanto a Bon Bon. Non sono scriventissimi, probabilmente perché anche sotto avevo già applicato l'altro ombretto. Come vedete, l'applicazione è molto rozza, molto imperfetta, perché poi andrò ovviamente a sfumare. Prendo appunto il pennello per sfumare, vado a sfumare gli angoli di questo colore di Croissant. E lo unisco leggermente a Bon Bon in questa zona, il rosina. Qua non serve tanto sfumare perché vado a sovrapporre un altro colore. Mi raccomando, portatelo fino alla piega. Ora, con un pennello per sfumare, ma un pochino più ristretto, no, anzi, prima l'applicherò con questo. Questo a punta, vado ad applicare il marrone scuro, matte, sì, leggermente satinato, credo. Che si chiama Espresso. Nella piega è un marrone molto scuro, già mi piace. Nella piega io faccio, realizzo la mia piega, perché i miei occhi, avendo la palpebra cadente, non hanno una piega tanto enfatizzata, cioè è troppo in giù, allora me la creo sopra in questo modo. E creo una leggera V questa volta, non una C ma una V. Riprendo il pennello che avevo utilizzato prima per sfumare e sfumo, e qui pazienza, bisogna aver pazienza, non portatelo troppo in basso perché altrimenti non abbiamo più l'effetto della piega enfatizzata. Non portatelo troppo in giù neanche qui, perché rovinate l'effetto della fine dell'occhio.
spuma, spuma, spuma. Tiro un pochino in questa zona perché non lo voglio con la fine rotonda. Vedete che quest'occhio mi è venuto un po' più alto in questa zona, non c'è problema, vado a tirare un po' più su questo. Quando fate un trucco nel quale volete gli occhi uguali, e qua mi viene in mente Karina, che lei ovviamente non fa mai gli occhi uguali. Sapete chi è Karina, no? Il personaggio che ha creato Make Up The Life, Giuliana. Quando capita che volete gli occhi uguali, quando andate, esagerate un pochino di più con uno, non andate a togliere, piuttosto aggiungete l'altro, fate prima. Ora enfatizzo un pochino il rosina qui, il bonbon. Se sto sbagliando nome, ho detto durante tutto il tutorial bonbon, se sto sbagliando correggetemi. Riprendo con un pennello a scelta un po' di del colore iniziale che avevo usato, quello color carne chiarissimo. E lo applico qui giusto per dare un abbaglio, un pizzico di colore. Ora vado con un pennello, può essere a punta tonda, quello che volete, a prendere il colore marrone scuro espresso. Intanto mi auguro che sia tutto simmetrico. Espresso, in questo caso utilizzerò un pennello a punta tonda. Vabbè. Eccolo, e lo vado ad applicare come se fosse un eyeliner, però facendo una linea eyeliner molto grossa, molto grossolana, senza star lì a stare attenti, perché allo stesso tempo mentre applico il colore lo sfumo. E qui scendo verso la parte interna della palpebra. Sfumato. Ora mi prendo le mie ciglia finte, mie e di chi le abbia comprate, che sono queste qua della Allure, sono marroni, sono abbastanza folte, però essendo marroni non hanno un effetto così marcato. Oddio, si vede che ho le ciglia finte quando le indosso, però sono meno drammatiche un po' di quelle nere. Esci colla, esci colla. Io odio la duo quando non viene fuori. Eccola. Applico. Scusate, ma l'allergia non va via, non capisco cosa. Sono allergica. Asciugo un pochettino così il potere della colla sarà al massimo. Potere della colla. Un truccatore, una truccatrice, è molto più facile truccare gli altri, mettere le ciglia finte agli altri che farlo su se stessa. Almeno per me è così. Anche l'eyeliner su di me vado un po' con incertezza certe volte, sugli altri una linea al volo è molto più semplice. Faccio asciugare. Mentre si asciuga la mia zia, mia nonna, no, la colla non mi veniva, e vedete che comunque è bianca, ancora vuol dire che ancora non è asciutta. Applico una matita correttiva, questa è tutta, c'è tutta la scritta cancellata perché la uso da una vita per me, ed è una matita correttiva della Shiseido. La utilizzo per la rima interna dell'occhio, per dare un po' di luce allo sguardo. Vedete che comunque non vado fino all'inizio della rima, perché lascio comunque questo pezzettino di nero. Stiamo usando linguaggio troppo tecnico questa volta. Lascio questo quest'angolino un po' più scuro che ha ripreso l'ombretto da sopra.
Una volta asciutta la colla per sopracciglia, se vedo che applicando la colla per sopracciglia, mamma mia, la colla per ciglia, una volta asciutta, una volta asciutta, se vedo che ho rimosso un po' di ombretto applicando le ciglia finte, basta riapplicarlo e via. Ora passo al viso. E vado ad applicare, che ho perso, vediamo se ci possiamo arrangiare con mi sono attaccata la mano con gli ombretti che ho di questa palette, vediamo se possiamo, se posso fare il contorno con questi. Prendiamo questo che è smoking. Vediamo che marrone è, un marrone piuttosto freddino, però vabbè, ci provo. No dai, mi piace, dai, è freddo comunque, però applicandone pochissimo e sfumandolo per bene, siccome ad ogni modo utilizzerò un blush con un colore caldo, diciamo che si può salvare. Bisogna saperci un attimo giocare, giostrare con i prodotti che abbiamo. Tantissimi ombretti che abbiamo possono andare bene come prodotto per contouring, oppure tantissimi prodotti per viso possono andare benissimo come ombretto. Ad esempio uso spessissimo la palette Golden Bronzer di e.l.f. Per gli occhi, quindi bisogna un attimo giocare con i prodotti. Come blush applico questo qua della MAC, me l'avete visto spessissimo, mi piace molto, è di una vecchia collezione, si chiama Hipness, è un color rosa pesca, ha più rosa che di pesca, con dei glitterini oro. Ne applico veramente un tocco. Applico il mascara che non avevo applicato prima. Anche sotto, soprattutto in quelle più esterne. Ora riprendo la mia matita correttiva che avevo utilizzato per la rima interna dell'occhio e la applico intorno alle labbra. Sfumo con le dita per non avere la riga proprio sbiancata. Questo specchio, ecco. Ora prendo il mio gloss della Pupa della collezione di Clio che si chiama Momo Nude. Devo dire una cosa carinissima su questo gloss. Mi è stato regalato da Pupa. Loro hanno visto il video nel quale parlavo della collezione. E mi hanno contattata, mi hanno detto che dispiaceva che non avessi trovato il gloss, mi hanno detto che si erano molto ne aveva colpiti molto il fatto che io avessi parlato così bene di Clio, le aveva fatto piacere questa cosa e mi hanno detto se volevo ricevere in omaggio il gloss. Io naturalmente ho accettato. E mi hanno inviato anche uno smalto di quelli magnetici che farò la review a breve, anzi voglio compararlo con un altro della Deborah che ho provato. E niente, mi ha fatto molto piacere questa cosa, perché senza nessun interesse secondario, senza nessun niente, mi hanno mandato questo omaggio che ho apprezzato tantissimo, soprattutto il pensiero, l'attenzione, è stata una bella cosa. Lo applico. A proposito, mi piace moltissimo come gloss. E il trucco è finito. Presto ci sarà, come vi dicevo, il concorso e tanti altri video. Una marea di video da fare, da farvi vedere. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!